Benvenuti a tutti sul mio canale. Oggi esploreremo un argomento affascinante e spesso discusso nel mondo della salute e del benessere: le qualità anti-aging dell'ormone della crescita umano, noto anche come GH. L'ormone della crescita, GH, è una proteina, un peptide, prodotta dalla ghiandola pituitaria nel cervello, nell'ipofisi, nell'adenoipofisi. È fondamentale per la crescita e lo sviluppo durante l'infanzia e l'adolescenza, ma il suo ruolo non si esaurisce lì. Anche negli adulti, il GH continua a influenzare vari processi fisiologici, tra cui il metabolismo, la rigenerazione cellulare e la composizione corporea. Il declino del GH con l'età purtroppo è un fatto conosciuto. Con l'avanzare dell'età, i livelli naturali di GH nel corpo tendono a diminuire. Questo declino è associato a vari segni comuni dell'invecchiamento, come ad esempio perdita di massa muscolare, aumento del grasso corporeo, specialmente nella zona addominale, riduzione della densità ossea, diminuzione dei livelli di energia, pelle meno elastica e comparsa di rughe. Vediamo quali sono i potenziali benefici anti-aging del GH. Studi scientifici accurati hanno esplorato come il mantenimento di livelli ottimali di GH possa avere effetti positivi sull'invecchiamento. Miglioramento della composizione corporea: il GH può aiutare ad aumentare la massa muscolare magra e a ridurre il grasso corporeo. Sulla salute ossea, stimola la produzione di nuove cellule ossee, aiutando a prevenire quindi l'osteoporosi. Sulla funzione cardiovascolare, può migliorare la funzione cardiaca e ridurre fattori di rischio per malattie cardiovascolari. E rigenerazione tessutale, favorisce la sintesi del collagene, migliorando l'elasticità della pelle e accelerando quindi la guarigione anche delle ferite. Benessere mentale ed energetico: molti riportano miglioramenti nell'umore, nella capacità cognitiva e nei livelli di energia. Vediamo se ci sono dei modi naturali per supportare i livelli di GH. Prima di pensare quindi a interventi medici, ci sono diversi modi naturali per sostenere la produzione di GH. Ad esempio, l'esercizio fisico intenso contro resistenza con basso recupero, allenamenti ad alta intensità come interval training e sollevamento pesi possono stimolare la secrezione di GH. Sonno di qualità: il GH viene principalmente rilasciato durante il sonno profondo. Assicurarsi quindi di dormire adeguatamente è fondamentale. Alimentazione equilibrata: diete ricche di proteine e a basso contenuto di zuccheri raffinati possono chiaramente favorire livelli sani di GH. Anche la gestione dello stress: alti livelli di stress possono inibire la produzione di GH. Tecniche di rilassamento come la meditazione e lo yoga possono essere utili. Tra gli integratori naturali, alcuni aminoacidi, come sappiamo, come l'arginina e la glutamina, sono stati studiati per il loro potenziale nel sostenere la produzione di GH. Avvertenze e considerazioni anche importanti. È fondamentale affrontare questo argomento con cautela e consultare chiaramente sempre un professionista della salute prima di intraprendere eventuali terapie sostitutive con il GH o qualsiasi intervento per aumentare i livelli di GH. È essenziale parlare con un medico o un endocrinologo. Quali sono i rischi dell'uso del GH sintetico? L'uso di GH sintetico senza una supervisione medica può portare anche a seri effetti collaterali, tra cui problemi articolari, ritenzione idrica, diabete e rischi cardiovascolari. In molti paesi, come il nostro, il GH sintetico è regolamentato e può essere prescritto solo per specifiche condizioni mediche. In Italia non può essere usato a scopo anti-aging. In conclusione, l'ormone della crescita gioca un ruolo significativo nel processo di invecchiamento. Mentre esistono potenziali benefici nell'ottimizzazione dei livelli di GH, è fondamentale adottare un approccio equilibrato e informato. Favorire abitudini di vita sane può aiutare a sostenere naturalmente la produzione di GH e contribuire al benessere generale. E vi ringrazio per avermi guardato. Se avete domande potete scriverle chiaramente sotto il video. Ho spesso difficoltà a rispondere per mancanza di tempo. Il discorso del GH si può concludere qui. Si può entrare un po' più sul tecnico. È una molecola che conosciamo, purtroppo utilizzata molto in ambiente specialmente del culturismo, perché attiva le cellule satelliti e fa quindi da supporto alla terapia anabolica con gli ormoni androgeni. E è un peptide, per cui quando utilizzato la somministrazione deve essere solamente sottocutanea, non intramuscolo, dove abbiamo invece degli enzimi che vanno a degradare la molecola stessa. Per quanto riguarda l'approccio anti-aging, in alcuni stati, non in Italia, viene autorizzato con unità non alte, si parla di circa di 2 unità al giorno,
o anche a giorni alterni perché ha un'emivita di circa 36 ore e sicuramente vi è un beneficio tissutale e di supporto a terapia anti-aging. La domanda che può chiaramente nascere è: ma può alimentare i tumori? Allora, la parola ormone della crescita chiaramente ci mette tutti in allarme perché ne deriva anche la persona nel pensiero che se io ho un focolaio di una malattia tumorale mi alimenta la crescita. Chiaramente si parla di unità basse, vicino al fisiologico, però di solito in alcuni casi, specialmente se vi è una predisposizione, una familiarità o si è già sofferto di una malattia tumorale, è bene eseguire i marker tumorali prima di iniziare il trattamento. Ripeto, è un approccio anti-aging assolutamente condivisibile, però ricordiamoci, in Italia, dove sto girando il video, non vi è assolutamente l'autorizzazione da un punto di vista legale alla sua prescrizione e al suo utilizzo e viene quindi solo venduto nelle farmacie per il trattamento di alcune forme in cui il GH non è prodotto dal corpo, vede ad esempio il nanismo ipofisario, dove chiaramente la molecola è indispensabile per favorire la crescita del giovane, del bambino, che altrimenti sarebbe deficitario da un punto di vista della molecola e non avrebbe quindi la crescita corporea che spesso il GH insieme agli estrogeni, per nominare un ormone steroideo, chiaramente determinano. Bene, era una postilla un po' più tecnica e con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video su un argomento sempre inerente al mondo dell'endocrinologia e dell'andrologia. Buona giornata a tutti.